E allora, io non so se classificare una cosa del genere fra l'utile, il totalmente inutile, o qualcosa fra Fast and Furious o giù di lì. A me piace, io principalmente l'ho fatto per utilità, nel senso quando apri lo sportello fa la luce e vedi dove metti i piedi. Un amico mio mi ha detto: ma che devi fare la luce Scarafaggi? Perché no? Va bene, a me piace, ripeto, a me piace. Vi farò vedere nella mia macchina come li ho montati e che passaggi dovete fare per il cablaggio. Vi faccio vedere pure il tipo di LED che ho utilizzato. Neanche vi ho dato il bentrovati su Steppo e Mania. Scusatemi. Ragazzi, per chi non fosse ancora iscritto, iscrivetevi al canale, spuntate la campanellina per i prossimi video. Ho anche un canale TikTok, si chiama Passione.meccanica. Per chi volesse, io sono lì a vostra disposizione. Continuiamo a farvi vedere un po' tutto il lavoro. Andiamo, va. Il lavoro c'è qui. E allora, questi sono i LED che ho montato, 17 centimetri. Li ho acquistati su AliExpress. Mi erano arrivati con un cablaggio molto blando, li ho voluti sostituire pure perché dovevo mettere un cavo più lungo, in quanto dal centro della vettura deve fare un giro particolare per entrare dentro, quindi l'ho dovuto per forza sostituire. E questi sono dei spinotti a gancio rapido per fare un lavoro pulito, eventualmente un domani lo devo rimuovere per un motivo X, lo posso fare direttamente da qua. Ho preassemblato un impiantino per farvi vedere un po' la luce. Mettetevi gli occhiali da sole, accendo. Ok, va bene. Ragazzi, bellissimo. Spegniamo. E a noi, cominciamo. Per riuscire a poter passare i cavetti da fuori l'auto all'interno vettura, devo andare da qui. Allora, lì, non so se lo intravedete, c'è un tappino. Per arrivarci dobbiamo rimuovere l'airbox. Ecco, rimosso come per magia. Allora, il tappino questo si può svitare tranquillamente. Ok. E qui già siamo dentro la nostra auto. Non li buttate, conservate tutto. Quindi il cavetto, come vedete, ho messo la guaina dentro l'abitacolo invece del tappo, perché il foro era parecchio grande, ho messo del nastro facendo un piccolo buchino per quanto è grande il corrugato qui. Quindi ora dovrei rimontare tutto. E come faccio? Così, come ho fatto prima, con la magia. Simsalabim. Perfetto, tutto rimesso, non si vede niente. Ma ora vi faccio vedere come è montato sotto. In merito all'alimentazione dei LED che ho montato, ho preferito prenderlo da qua, dalle luci cortesia, in quanto loro sono temporizzate, come un po' in tutte le macchine. Vi faccio vedere un dettaglio. Ok. Visto? Positivo e negativo. Il negativo verrà messo a massa e il positivo l'ho preso da qua. Chiudiamo tutto perché queste cose a rompersi è un attimo. Perfetto. Quindi il cavetto l'ho passato poi da qua sotto, tutto a girare. Ho smontato il montante qui, facendolo girare dal portafusibili che è qua dentro, per poi andare a finire qua sotto. Vedete che c'è anche la luce, quella per i piedi? Comodissimo. Tutta un'alimentazione, grandioso. E allora, vistolo sotto la macchina, questo è il LED posizionato. Io giustamente ho approfittato dal fatto che monto la pedana, quindi mi viene più facile, ma qualsiasi macchina potrebbe montare una cosa del genere. Ho passato i fili qua nella guida. Ok, passando. Questo gliel'ho messo per evitare che il nastro fuoriesca dalle guide.
E poi ho messo questo tipo di spinotto per gameplay, plug and play, come si dice, in modo tale che se dovessi rimuovere la pedana per un motivo X, stacco queste pipette e tutto viene più facile. Ok, sono letteralmente sotto la macchina. Allora, qua è il lato dove ho fatto vedere prima. Ho fatto fare questo, questa è la staffa della pedana. Ho fatto fare il giro dal corrugato. Questo lato l'ho fatto, oh, scusate, l'ho fatto girare da qua sotto, vicino alla scatola dello sterzo. Qui ho fatto un punto di incontro fra i due LED destra e sinistra, perché poi da qua sale su quel punto da dove io ho fatto vedere prima quando ho tolto il tappo da qua sopra. Ok. Mamma mia, che posizione scomoda. Ragazzi, c'è un sacco di preparazione. E bel motore pulito. E si può fare in qualsiasi macchina. Dico, mica vi dovete andare a preoccupare che è solo per la mia. Va in tutte le macchine. Basta trovare i punti precisi dove andare ad alloggiare tutto il cablaggio, il corrugato, e per entrare da fuori a dentro. Fate i bravi, mi raccomando. E munitevi di tanta pazienza. Caldo. Giusto per farvi un'idea, ora chiudo lo sportello e si è accesa anche lei. Chiudo la macchina e si spegne. La apro e si accende. Ragazzi, questo è un lavoro che lo potete fare in tutte le vetture. Fate attenzione a dove passate i fili, isolateli sempre. Niente, sono capricci. È una tamarrata pazzesca, ma a me queste tamarrate mi piacciono. Va bene, ragazzi, ripeto, mettete un like se vi è piaciuto, attivate la campanellina e vi ricordo nel mio canale TikTok passione.meccanica. Vi aspetto in tanti. Ciao, alla prossima! Benvenuti in questo. Ahia, porca. Oh, ragazzi, e benvenuti in questo nuovo. In questo. Quindi basta fare attenzione a dove passate i cavi. Registrando, va. Ma vi rendete conto di quante prove bisogna fare prima di fare un video? Uno. E passa il pescivendolo e ti chiamano e ti arrivano i messaggi e non ti viene la parola. Ragazzi, iscrivetevi. Ciao, alla prossima.